Io ho visto padri di famiglia rientrare la sera, aprire il portone di casa in quei palazzi popolari del Tuscolano a 10 piani. E da lontano appena aprono il portone, se cominciano a spizzare a buca delle lettere. Quella azzurra adesso ha lettere sia Marisa, quella bianca se non mi sbaglio è Acea, e il cartoncino ha la nuova offerta dello Speedy Pizza di egiziano qua sotto. Ogni sei capriccioso di sublimaggio. Quello tutto colorato è il cartoncino della gita San Giovanni Rotondo da Padre Pio. 3 giorni e 3 notti comprensivi di prima colazione, pranzo, cena, merenda a soli 8 euro a persona, tutto compreso. Compresa anche di piccola dimostrazione di prodotti per la casa di cui nessuno è obbligato a comprare, ma se c'è mani tu nonna non compra niente, in carcio un culo la buttano giù dai scogliere del Gargano. Mi tiene a batteria di pentole. E poi alla fine appare un bordino giallo paglierino. L'avviso di raccomandata lì è soltanto 2 possibilità, 2. O te è morto uno zio in Argentina e tanto è stata una fazenda, e mi sembra la meno probabile. Oppure anche questo mese ti è venuta a trovare lei la multa. A Roma le multe te le possono fare tutti, tutti. A Roma le multe le possono fare i vigili, le possono fare gli ausiliari del traffico, le possono fare i netturbini, le possono fare gli autisti dell'ADA, che tipo ho fatto usocera, chiunque ti può fare una multa. Basta che gli stai un po'... A me quelli che mi piacciono da morire sono gli ausiliari del traffico, quelli della STA. Purti, quelli una... cioè, la medita loro è fatta una multa. Io gli ho visto fare dei travestimenti che nemmeno Batman, delle cose anche... Uno una volta mi si è travestito da Pitosforo. Ho parcheggiato la macchina, ho visto la fioriera che mi veniva incontro. Ma i più forti, imbattibili, sono i vigili urbani romani. I nostri vigili sono i più forti del mondo, perché il vigile romano è un po' come i Marines americani. Loro fanno la guerra preventiva, invece il vigile ti fa la multa preventiva. Tu al mattino vai in ufficio, alle 8 del mattino non trovi posto, inizi a girare intorno al palazzo del tuo ufficio, al secondo giro vedi il vigile... Tanto quando cazzo trova un posto libero.